Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi vi farò vedere come realizzerò una semplicissima stufa a candele, ma in un modo che non ho ancora visto in giro. Avevo fatto la stufa a candele fatta dentro vasi, guardando idea di altri che l'hanno fatta prima di me. Ho visto altre stufe pirolitiche, se guardate i primi video di Camper Job potrete vedere, ma oggi vi farò vedere qualcosa di veramente diverso dal solito. Una stufa che assomiglia più a un piccolo termosifone. Il materiale che vi occorre saranno 4 lattine maxi, ovviamente il mio assistente è sempre con me, 4 candele di questo tipo, reperibili in ogni posto dove vendono candele, dai cinesi, nei supermercati, nei discount, una forbicina classica, una comunissima pinza per lavori meccanici e un metro di fil di ferro, anche 80 cm, forse ne basteranno anche 70, io l'ho recuperato da un vecchio metto che avevo. Ed ora cominciamo. C'è il mio assistente che si sta nutrendo prima che poi mi deve dare una mano. Amici, vero Miciotti? La prima cosa che andrete a fare sarà quella di tagliare un foro con una sezione a ellisse troncata, molto semplicemente e senza troppi fronzoli. Vi punterete con la forbicina nell'alluminio e comincerete a tagliare. Questo sarà l'ingresso delle vostre candele. Dovrete ottenere un foro che permetta alla candela di essere messa dentro e essere accesa, ma non deve essere troppo grosso. Nel mio caso, che ho un gatto, devo fare attenzione a questa cosa, sennò si brucia i baffetti. Ed ecco qua, come potete vedere, eccola che arriva, come potete vedere la vostra lattina, dalla parte dove esce la bibita o la birra che sia. Andate ad abbassare la linguetta che vi servirà a fondo. Non ho potuto farlo da questa parte perché qui non si sarebbe appoggiata la candela, perché questa qui, come potete vedere, è una semisfera o qualcosa di simile, una porzione di semisfera. Tagliate tutte le lattine in questo modo. Secondo me nell'altra vita era un meccanico sto gatto, comunque. Una volta che le avrete tagliate e sarete a questo punto, non dovrete fare altro che unirle tramite dei fori con il fil di ferro, avendo cura di fare i vostri forellini perpendicolari a questa direzione, ok? Quindi li faremo in questa direzione. Cominceremo con la parte alta. Guardate, qui non è la tigna, ragazzi, ma è la mia gatta che mi massacra sia di qua che di là, perché ultimamente le piace mordermi e graffiarmi. Andate dentro delicatamente. Una volta che avrete fatto i primi due fori, essi determineranno l'altezza di tutti gli altri. Per comodità userò il fil di ferro che mi servirà per unirle, spelato a dovere da una parte e che fa un minimo di punta, per andare a tracciare le altre lattine. Come potete vedere, passa da parte a parte, allineate bene in modo che tutte le entrate dei braccieri siano sullo stesso lato, chiaramente. Avvicinate la lattina e tracciate semplicemente premendo un pochettino. In questo punto qui c'è proprio il segno del foro che andrò a fare con la forbice. In questo modo vi verrà più precisa e rimarrà con tutti i braccieri nella stessa posizione. Uno di qua. Inserite direttamente così, si riesce a vedere il centro che va a fare. Eccolo qua. E via dicendo. Le prime due sono state unite, come potete vedere. Per evitare che il calore delle candele vada a bruciare la plastica che vi era sul fil di ferro, l'ho ripulito
con della tela. Di conseguenza ora, anche se ci sarà su fiamma, l'odore sarà molto meno rispetto a prima. A questo punto, che abbiamo forato tutte le nostre lattine e sono pronte per iniziare ad essere unite tramite questo fil di ferro che andrà sagomato, non andremo altro che a piegare questo fil di ferro nella sua esatta metà. Lo piegate in maniera che diventi qualcosa di simile. Quando arrivate a questo punto, con la pinza gliene date un po' di più fino a farlo arrivare a questo livello. Quando sarete a questo livello, lo allargate appena appena, dovrete dare modo al fil di ferro di fare da gancio, perché questa si potrà appendere, e che arrivi all'esterno, di modo che voi lo andrete a fissare sul lato della lattina, quindi uscirà fuori e voi lo andrete a fissare. Questo è il risultato che dovrete ottenere, molto semplicemente. Eccolo qua. Adesso andremo a unirle. Ecco qua il risultato finito, pronto per l'accensione, ragazzi. Appendibile, costo praticamente zero. Ed ecco fatta e finita la nostra stufetta fatta con lattine riciclate in alluminio. Si scaldano praticamente subito. Non possono cadere perché è stata fatta una bordatura, di conseguenza anche se si muovono al massimo si spengono, chiaramente da tenere accesa solo durante il giorno e non di notte. Ragazzi, sono passati circa 15 minuti e vi posso dire che tutto qua intorno emana calore, non si può toccare molto. Quindi sembra che il suo lavoro lo faccia. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di mettere un bel like. Ciao, beh!